Buonasera a tutti, sono Luigi Onaraku, se preferite bentornati su Demon's Souls Remastered. Scusate se escono pochi episodi e che ho poco tempo e qua devo fare tutto un lavoro di editing e altro. Comunque, episodio importantissimo, affronteremo Bolletaria 1-1, oggettivamente il livello più semplice del gioco, ma importantissimo perché troveremo alcuni degli oggetti più importanti per riuscire a seguire la mia strategia in cui il gioco, come vedrete, escluso il prossimo episodio che sarà un incubo, e consiglio di fare soltanto questo giro che faremo soltanto a chi davvero bidibo capisce del gioco, più semplice dall'incubo che sarà. Comunque, 1-1 Bolletaria, molto semplice in realtà. Dividiamoli in varie sezioni. Dividiamoli in varie sezioni. La sezione iniziale è dall'inizio sino all'arrivo sopra le mura. In questa prima parte non ci sono prevalentemente molte cose interessanti da prendere, da fare. Prendete dimestichezza col gioco per quel poco che ancora non avete fatto nel tutorial. Abituatevi agli HP, in quanto finché non batteremo il boss di Bolletaria 1 non potremo livellare, quindi dovete abituarvi alla potenza che avete. Diventeremo già più forti prima del boss, ve lo dico, però abituatevi a quella che è l'attuale potenza che avete. Per il resto pulite l'area, comunque prendete anime, nella fase iniziale sarà importante prendere sia le anime sia i drop dei nemici. Iniziate la lunga scalata verso la cima delle mura, che sarà la parte principale di questo livello. Preparatevi perché vedrete molte chicchette. Durante la scalata, il primo oggetto che troverete è il frangimaia. Utilità relativa è una spada corta, non perdeteci troppo tempo sopra. A me purtroppo sono armi che non hanno mai detto praticamente nulla, quindi andate avanti. Il resto della scalata è abbastanza semplice. Ricordatevi alla fine della stessa, quando il masso tornerà indietro, di andare indietro perché qua troverete invece una seconda arma abbastanza interessante. Importante durante la scalata è anche cercare di prendere più oggetti curativi possibili. Non preoccupatevi se morite, perché la morte vi permetterà di avere più cure. E nella fase iniziale le cure sono importanti. Comunque, dopo che il masso cade, potrete recuperare la spada bastarda. A differenza della scorsa, questo è un oggetto abbastanza interessante, che potete utilizzare se usate una build forza. Non è la Claymore, però è comunque una spada che permette di fare delle giocate abbastanza interessanti. Allora, naturalmente questa è una RAM per farvi vedere come fa a battere Demon's Souls in maniera rapida e con pochi problemi. Quello che faremo adesso in una perfect run, quindi in una run che vuole essere completa al 100% nel minor tempo possibile, non è la cosa proprio più giusta. Andate a sinistra, eliminate il cavaliere con gli occhi azzurri e iniziamo ad andare a trovare quello che sarà probabilmente, forse lo tolgo probabilmente, ma ne metto un sicuramente, l'oggetto più importante del gioco. Oggettivamente penso non ci saranno oggetti che userete più di questo. Scendete, seguite tutto quanto il percorso finché non vi ritroverete nella sezione che vedete. La vedrete un cavaliere e un oggetto dietro di lui. Arrivate all'oggetto, benvenuti in Demon Souls con l'anello del ladro. Ora, il cavaliere davanti a voi è Ostrada.
Dovete dargli i calci nel culo. Perché dovete dare i calci nel culo? Perché ci serve l'oggetto che ha dentro. Ma non dobbiamo ammazzarlo noi, possibilmente. Quindi dategli tanti bei calcetti nel culo finché non lo farete cadere di sotto. Cadendo di sotto, il nostro carissimo amico Strada praticamente attirerà l'aggro dell'universo. Attirando l'aggro dell'universo, voi cercate di farlo morire nel modo giusto, ammazzando anche un pochino gli altri nemici vicino. Nel momento in cui sarà quasi morto, vedete un attimo se dagli voi il colpo di grazia o no. Se non riuscite ad ammazzarlo col primo gruppo di nemici, non preoccupatevi, seguitelo, perché per tornare su dovremo fare un percorso laterale che ci permetterà di vederlo morire. Una volta che Ostrada è morto, prendete gli oggetti da lui. Parliamo adesso, mentre torniamo indietro, un attimo degli oggetti che abbiamo recuperato. Prima parliamo di quelli che abbiamo trovato vicino a Strava. La spada spezzata per adesso è inutile, servirà in endgame per costruire, per forgiare un'arma molto più forte. La chiave del mausoleo invece è un oggetto che di solito serve in game, ma vedrete come ci permetterà di ottenere l'armatura finale. Oggettivamente, salvo gusto personale di alcuni effetti passivi, la migliore armatura del gioco per un personaggio maschile, perché Demon fa la differenza. Mentre parliamo dell'elefante nella stanza, ovvero l'anello del ladro. Cosa fa l'anello del ladro? L'anello del ladro riduce quanti nemici vi possono vedere. Specifico, riduce la distanza da cui i nemici fanno partire l'aggro. Può sembrare una cavolata, ma ci saranno infinite situazioni in un gioco come Demon's Souls in cui questo vi cambierà la vita, soprattutto nel mondo 4, che sarà, ve lo dico già, il prossimo mondo che affronteremo. E vi spiegherò poi quando arriveremo al mondo 4 perché sarà quello. Quindi indossatelo, vi cambierà totalmente il gameplay, avrete molto più tempo per gestire le cose, cambierà anche leggerissimamente alcuni boss. Per l'esattezza, un boss verrà cambiato, oddio, mica leggero, verrà cambiato completamente, permettendoci di affrontarlo anche a questi livelli. Quindi tenetelo d'occhio perché è oggettivamente il miglior oggetto del gioco. Comunque, seguiamo la strada e torniamo nella parte sopra. Verso la fine del percorso troverete un vendor. Vedete un attimo, per questa run non vende cose chissà quanto utili, quindi potete tranquillamente saltarlo. Ora iniziano le cose curiose e anche leggermente complesse. Una volta che sarete sulle mura, andate alla vostra destra. Seguendo la strada, raggiungerete un punto in cui incontrerete un cavaliere con gli occhi rossi. Oggettivamente non siete in grado di batterlo al momento, vi può shottare o bisciottare, e però noi dobbiamo ucciderlo. Il consiglio che vi do per ammazzarlo è molto semplice. Approfittate della sua intelligenza artificiale e del fatto che voi possiate comunque utilizzare le vostre magie per portarlo all'inizio del livello, nell'arena in cui c'è quel buco in mezzo in cui si vedono le anime. Cercate di farlo cadere. Cercate di farlo cadere, colpitelo con la magia, fategli danno. Se lo colpite, lui vi segue. L'intelligenza artificiale funziona abbastanza bene, dovreste riuscire ad ammazzarlo. Altrimenti, un'alternativa può essere quella di portarlo nella zona con le scale e buttarlo giù con un calcio. Potrebbe essere interessante far questo perché ci servirà dopo per un'altra cosa. Il vostro obiettivo è ammazzarlo, ricevete un botto di esperienze e anche delle cure. Se lo ammazzate nel metodo però della caduta, perderete le cure. Quindi andate un attimino in base a quello che vi riesce meglio. Ora, la parte più difficile dell'episodio. Aprite la porta dietro la quale troverete Real Lant.
No, non era Relant. Vabbè, troverete un nemico. Questo nemico è endgame. Non gli farete nessun danno. Vi sciotta in un colpo. È un semi-incubo. Cosa dovete fare? Utilizzate la magia per attirarlo. Dovete portarlo nella zona sopra le mura da dove siete venuti. La parte difficile è quando entrate nella stanza. Lì dovrete cercare di usare la telecamera al meglio e farlo passare. La fortuna vuole che nel momento in cui sorpasserà il secondo cancellino, o meglio, nel momento in cui voi lo obbligherete coi calci a superare il secondo cancellino, la sua intelligenza artificiale andrà a puttane. Si romperà totalmente, non vi attaccherà più, in nessun modo vi attaccherà, e questo vi permetterà di continuare a calciarlo. Il vostro obiettivo è portarlo nell'area in cui c'è lo strapiombo, quindi nel passaggio tra le due zone nella salita. Portato nell'area dello strapiombo, il vostro successivo obiettivo sarà quello di buttarlo giù e beccherete oltre 20.000 anime. Dopo averlo buttato giù, uscite e rientrate dal gioco e tornate nella sala del suo trono per trovare l'armatura più forte del gioco, o meglio, l'armatura con più difesa del gioco, e la Demon Brand. Demon Brand, oggetto che non è che oggi utilizzeremo più di tanto, ma sottolineo, ci tornerà molto utile ed è comunque una delle armi più forti del gioco a oggi. Come funziona la Demon Brand? La Demon Brand si ricollega alla tendenza del personaggio, cosa di cui inizieremo a parlare nel prossimo episodio. Per adesso sappiate che più la tendenza del vostro personaggio è bianca, quindi positiva, più la Demon Brand sarà forte. Più la tendenza del vostro personaggio è negativa, più sarà scarsa. Purtroppo vi dico, guardando l'endgame, quest'arma farà cagare in questa run. E anche nell'early game inizierà a essere forte nel momento in cui noi inizieremo ad affrontare le tendenze. E oggi ci vuole ancora del tempo. Ciononostante, se vi fate la run apposita per quest'arma, avete di fronte una delle più forti del gioco oggettivamente. La tendenza nera è molto più facile da fare della tendenza bianca per il personaggio, quello è innegabile. Proseguite nella strada che vedete per scendere giù, aprire uno shortcut che vi ricollega all'inizio del livello e soprattutto prendere l'anello appiccicoso. Sull'anello appiccicoso cosa vi posso dire? Dipende molto da quanto siete bravi. Potrebbe diventare un anello anche più utile di quello del ladro. Per me sinceramente non lo è, ma perché ormai Demon Souls, anche se l'ho provato su quel remake, l'originale l'ho distrutto, quindi meh. Cosa fa? Vi aumenta gli HP nella forma di spirito. Perché è importante per alcuni? Perché ragazzi, noi giocheremo tutto il gioco nella forma di spirito. Lo capirete a fine episodio. Noi non saremo mai umani se non in determinati rarissimi casi. E comunque lo saremo per poco. Quindi, se non sapete giocare bene, se ne avete bisogno, può essere molto, molto, molto utile. Altrimenti, è comunque un anello in più che schifo non fa. Piccole deviazioni tornando in quello che ormai è il nostro posto preferito, ovvero le mura principali, per recuperare la balestra, buttandosi molto semplicemente. E poi ragazzi, dobbiamo fare tutta questa strada che in parte abbiamo già fatto e in parte sarà successiva a una nebbia, per arrivare al prossimo punto di interesse, perché ve l'ho detto, questo è sì il primo episodio. Ma sarà anche l'episodio in cui vedrete tante tante chicche. Ora, chi conosce il gioco sa cosa avremo davanti, chi non lo conosce magari sarà anche sorpreso di vedere che si può fare quello che stiamo per fare, però preparatevi perché miglioreremo ulteriormente il personaggio. Ci
Sotto molti aspetti, escluso davvero solo le stats e alla fin fine qualche magia, il personaggio è già il personaggio finale. Cioè, cambierà davvero poco rispetto alla versione finale. Avremo delle armi migliorate, decisamente migliorate, ma il succo è quello che vedete. Quindi preparatevi perché adesso parliamo di, stavo per dire draghi, in realtà di viverne. Si potrebbe fare una lunga discussione su questo. Allora, nella parte sinistra di questo nuovo pezzo del livello, vedrete la viverna rossa e la viverna azzurra dormire. Se però vi avvicinate, la viverna rossa vi sparerà il fuoco shottandovi. Vedete, ci sono molti tesori. Normalmente la cosa più facile è aspettare finché non possiamo ammazzare la viverna rossa, e non è chissà quanto distante tutto ciò, per poi tornare là e fare in modo di, con molta semplicità, prendere gli oggetti. Quello che faremo noi invece è andare nella zona del ponte, che è il chiaro, poi è stato ripreso in Elden Ring, in Dark Souls e tutto, e triggerare l'arrivo della Viverna Rossa. Se triggeriamo l'arrivo della Viverna Rossa, avremo poi modo, correndo molto velocemente, stando però attenti che la Viverna Rossa lanci il fuoco, perché se la Viverna Rossa non lancia il fuoco e tutto quanto va a quel paese, possiamo correre molto velocemente nella zona dove si trovano i draghi e prendere gli oggetti. Che oggetti sono? Allora, oltre ad alcune anime, qua ad esempio ho sbagliato, come vedete il primo volta ho sbagliato, troveremo uno scudo pesante molto buono, lo scudo della fiamma viola. A questo punto del gioco, se riuscite a indossarlo e avere il requisito di forza, di sicuro vi dà un vantaggio molto meglio di ogni altro scudo che si può trovare al momento nel gioco. Un anello di resistenza al fuoco che aumenta di 40 punti la resistenza al fuoco, che può essere utile, anche se non chissà quanto, però un qualcosa in più che schifo non fa, e soprattutto l'anello della grande forza. L'anello della grande forza, il quale aumenta del 50% il carico trasportabile. Purtroppo in questo gioco ci sono solo due slot degli anelli, quindi dovete scegliere. Se fate però la build forza, avete preso l'armatura di Allante, tutto quanto, di Allante, di Doran e tutto quanto, è naturale come oggettivamente sia un grandissimo anello, perché vi permette di stare in assetto super pesante, anche con armi pesanti e tutto quanto. Quindi non andiamo a sottovalutarlo. Una volta che avete fatto tutto, il vostro obiettivo è molto semplicemente quello di superare il ponte. Ci sono vari modi, potete usare lo scudo, potete fare delle corse. Trovate la soluzione che più vi aggrada per arrivare poi dall'altra parte e continuare il nostro percorso. Tranquilli, perché comunque siamo ormai alla fine dell'1-1. Finite di seguire il percorso e aprite il cancello principale che abbiamo potuto vedere proprio all'inizio del livello, così da sbloccarvi tutta la strada che vi porterà al primo box, Phalanx, che già vi darà un buongiorno lanciandovi un colpo. Consiglio di preparazione per Phalanx, molto semplicemente ragazzi, equipaggiatevi equipaggiatevi le bombe incendiarie che avete trovato nel corso del livello, molto tranquilli, sarà un boss estremamente semplice, quindi davvero non vedo nessuna motivazione di preoccuparsi. È difficile morire contro Phalanx, oggettivamente è difficile morire contro Phalanx. Quindi tornate nella parte principale, teletrasporto come volete, e preparatevi al vostro primo boss che poi vi permetterà finalmente di livellare.
E infine, eccoci finalmente contro il primo boss, Falange, Phalanx come preferite. Come potete notare, Phalanx non è altro che un ammasso di quei slime blob che avete incontrato per tutto il resto del livello. Come batterlo? Molto semplice. C'è un cuore pulsante, un nucleo sotto le falangi. Lanciate le bombe, usate le magie, fate in modo di mandare a quel paese tutti i minion che proteggono il nucleo di Phalanx, poi distruggetelo. Non c'è molto altro da dire. State attenti comunque, soprattutto se siete una classe non fisica, se non avete voluto prendere l'armatura di Dorant, perché comunque fa danno, sia a corto che lungo raggio il ragazzo, e nel momento in cui iniziate a lanciare le bombe si disperdono i minion. Questo vuol dire che potreste beccarveli direttamente in faccia. Un personaggio impreparato che magari sta giocando per la prima volta, magari qualche difficoltà può averla. Le bombe bastano per pulire, quando ne manca un poco andate di magia o beccate delle spalle. Ripeto, è tutto fuorché una fight pericolosa, ma anche solo difficile. Dovreste riuscire senza alcun problema a devastare sto poveraccio. Una volta battuto, tornerete umani e otterrete la sua anima, che ora non si può utilizzare, ma in futuro vedremo come fare. Nel caso potete utilizzare anche la trementina per trasformare la vostra arma in fuoco per massimizzare i danni, ma ripeto, non ci saranno difficoltà. E con questo direi che abbiamo finito Boletaria 1-1 con un personaggio già bello avanzato. Preparatevi perché nel prossimo episodio andremo dritti nel quarto mondo. Con quello che è l'episodio più complesso e difficile di tutti quanti. Quindi io vi ringrazio di seguito e noi ci vediamo nel prossimo video di Demon's Souls.